Il video che state per vedere riguarda Don Mario Maria Marin, il primo parroco salesiano che diciamo, è stato qui al villaggio Don Bosco. E che c'entra con Don Mariano? Oltre all'allitterazione delle due parole, Don Marin, perché i sacerdoti più anziani venivano chiamati spesso col cognome, Don Mariano, che spesso ci hanno fatto confondere che ci ha fatto confondere in questo periodo nell'espressione, in realtà abbiamo voluto corrispondere al desiderio di Don Mariano di ricostruire un po' la storia della comunità, perché proprio dalla memoria di quello che siamo stati si può rigenerare nuova bellezza. E allora con questo spirito vi proponiamo questo testo, che è solo l'inizio, un inizio perché diversi di voi hanno testimoniato su Don Mario e gli altri video compariranno a poco sui social, grazie agli amici che si occupano, della comunicazione nella nostra comunità. Ecco, quindi da queste immagini, per lo più raccolte dall'amico Enzo Cammarano, ricaviamo una storia, che ci riguarda. Mi piace ricordare qualche battuta per dirci un po' il senso anche, di quello che stiamo vedendo. Posso sintetizzare in maniera molto semplice in quattro battute, Don Mario. Don Mario, ha voluto tutti i cammini aggregativi della nostra esperienza, parrocchiale perché riteneva che la formazione fosse una cosa importante e soprattutto l'autoformazione. Spesso ci invitava a leggere dei testi, diceva di non leggere a lungo, ma poco, in maniera tale che veramente nutrissero la nostra vita, no? E in modo particolare diceva, stritolando grano si produce farina, altrimenti se si stritola pietra non c'è un contenuto commestibile, no? Anche un nutrimento per la nostra vita. E ci faceva leggere dei testi, io ne ricordo alcuni, i miei 20 anni, Grita Vera, Gianna Beretta Molla, l'imitazione di Cristo, la Filotea di San Francesco di Sales, e ci invitava ogni sera, ogni giorno a leggere poche righe in modo tale, ecco, che nutrissero, che fossero fondamento della nostra esperienza. Quindi credeva molto nella formazione attraverso i cammini aggregativi, ma anche nell'autoformazione. E quindi ci proponeva dei modelli di santità, per esempio anche Don Mariano spesso ci indica, no, dei santi come riferimento e me lo ricorda molto in queste espressioni. Avete visto anche i nomi di alcuni libri che vi ho citato, ecco, richiamavano a dei modelli. Poi l'esperienza spirituale. Don Marin diceva che il Signore parla soprattutto alla nostra intelligenza, in quell'intus lì, leggere, no? C'è questo. Interpretare all'interno della vita, leggere all'interno della vita i segni di Dio. Ci invitava ad essere sinceri davanti a Dio, a dire anche quando di Dio davanti al tabernacolo, ecco, ci diceva se durante l'adorazione pensi che in questo momento Dio non ti interessa, diglielo apertamente, Signore, sto vivendo questa fase in cui di te non mi interessa, ecco, non riesco a capire il senso della mia fede. Oppure c'erano delle massime di vita della serie. Di non confondere la fede con mi sento o non mi sento, oppure quando scorgeva degli atteggiamenti di invidia, di difficoltà, qualcuno che soffriva per queste cose, diceva: ricordati che quando gli alberi crescono fanno ombra, spesso poteva capitare. Oppure quando ci si preparava ad un esame, ad una verifica e si chiedeva la sua preghiera, diceva: non ti preoccupare, vai tranquillo, pregherò per te San Giuseppe, che è anche protettore degli asinelli. Quindi era ironico, ecco, in queste dimensioni e ci richiamava ad una spiritualità anche popolare, a volte anche scherzosa con quel suo sorriso bonario. E poi nell'apostolato ci invitava ad essere scientifici, preparati, formati, quindi ci diceva che non bisognava affidarsi a persone più esperte di noi quando non eravamo in grado di rispondere. Di essere umili in questo senso, e poi quando incontravamo delle difficoltà, di convivenza con le persone che incontravamo tutti i giorni, ci richiamava un verso di una poesia: tacere bisognava e andare avanti. E chiedeva sempre un parere a tutti su quello che faceva, anche a noi giovani, che potremmo definire con un linguaggio proprio molto scientifico, dei giovani schiovati, come eravamo noi all'inizio dell'esperienza dell'oratorio e della parrocchia.
Oggi si parla tanto di corresponsabilità, di camminare insieme, di sinodo. Ecco, Don Mario diceva che a lui soprattutto.